C'è un gioco molto antico, in India fu inventato. Vi sembra complicato, invece non lo è. È come una battaglia fra eserciti nemici su un campo bianco e nero, che vittime non ha. Gli scacchi favoriscono la socialità, la socializzazione, quindi mettono in dialogo i giocatori. Il giocatore deve pensare a quale mossa l'avversario sta per fare, qual è il disegno che sta costruendo, e quindi si crea questo scambio. Prevenire il gioco d'azzardo grazie agli scacchi, questo è l'obiettivo del progetto Gioco Scaccia Gioco, che ha coinvolto oltre 60 classi degli istituti scolastici del Valdarno Aretino. Ho belle pietre. E ho cesso. Ho fatto scacco matto. Un progetto promosso dall'associazione Con Karma con il coordinamento di Libera Valdarno e finanziato da ANCI Toscana, partito dalla formazione degli operatori e di circa 60 insegnanti dei 5 istituti scolastici coinvolti. Con la diffusione del gioco online, la possibilità di giocare su internet, i preadolescenti sono sempre più coinvolti e quindi dobbiamo cominciare a intervenire a partire da quest'età, anche per arrivare alle famiglie e quindi agli adulti. 1000 i bambini di quinta elementare e prima media che così in classe hanno imparato il gioco degli scacchi. Ha delle regole, serve una concentrazione, il rispetto nei confronti dell'avversario e anche una sorta di empatia che si crea tra appunto i due giocatori. Il gioco d'azzardo è un gioco totalmente differente, nel senso che si basa appunto esclusivamente sulla fortuna e non sulle capacità. L'iniziativa si concluderà con un torneo a squadre che si terrà la prossima primavera a Firenze, dove le classi vincitrici si sfideranno tra loro con una sana dose di agonismo e soprattutto molta concentrazione. A me perché devi anche prevedere la mossa dell'altro. Devi cercare di capire che mosse fare per fare scacco matto oppure scacco a re.